Il suo bambino nascosto è tratto da un suo omonimo romanzo pubblicato l'anno scorso. Volevo sapere se quando ha scritto il romanzo aveva già in progetto di scrivere e dirigere il film e com'è stato il processo di trasposizione, quanto c'è di diverso. Beh, diciamo no, io ho cominciato scrivendo un romanzo e il romanzo c'ha sempre una voce interiore che è affidata in qualche modo in cui si fanno i conti con i pensieri di questo personaggio che racconta che è il professore interpretato da Silvio Orlando. Quindi l'adattamento è stato un lavoro più complesso e che mi ha portato poi anche a una visione della storia diversa, cioè l'ispirazione è quella. L'atmosfera principale, il cuore del film è proprio il mistero di questo rapporto fra un bambino e un uomo un po' diviso in due, no? E dall'altra però ho scoperto un finale diverso, cioè il cinema mi ha portato a immaginare un finale diverso, totalmente diverso dal romanzo. Posso chiedere come finiva il romanzo? Mi perdoni, lo devo ancora E leggere. beh, il romanzo finiva con la morte del protagonista, quindi era un sacrificio. Certo. Qui non c'è il sacrificio. E durante il film, in una scena del film, la madre di Ciro chiede al professore Gabriele perché non se n'è andato dal quartiere e anche qui, perdono se non, è un mio errore non averlo interpretato nella giusta maniera. Nel senso che secondo me quando c'è questa scena la madre non sa ancora, o forse un po' comincia a sentirlo nel cuore, ma non lo sa ancora che è lì, se ne sta prendendo cura lui. Per È come se la cui madre perché non se intuisse. ne... Sì, però lì era ancora presto, questa scena è La madre è come lì. se intuisse Sì. che questo bambino potrebbe essere a casa di questo e capisce anche che è una possibilità di salvezza vera. Quindi, Certo, però mi sembrava anche che parlasse con lui, sia per il bambino, ma anche no, fosse un dialogo. ovviamente nel film il dialogo avviene in un modo tale come se sia quasi riferito a lui, però Certo. è un messaggio cifrato. Sì. È come se la madre intuisse che è l'unico, essendo questo qui l'unico straniero in quel palazzo, è l'unico che può averlo accolto. Tutti gli altri l'avrebbero restituita alla famiglia. Beh, Eppure lei è l'unica a pensarlo, non proprio in realtà. anche l'allievo lo Sì, pensa, anche anche l'allievo. l'allievo gira intorno al professore. Però solo alla fine poi coglie la realtà. Lei è come se la presentisse in due Certo. occasioni. E in quel momento gli dà un messaggio cifrato. Sì, l'allievo anche quando gli chiede del sacchetto della spesa. Esattamente. Secondo me sono tutti personaggi interessantissimi e molto controversi. Moltissimo l'allievo. È un Sì, personaggio è che un mi ha colpito personaggio, molto. diviso, perché in qualche modo ama l'arte, è innamorato della musica, è devoto a questo professore, però nello stesso tempo è uno che la oltraggia anche, Sì. e alla fine prevale quell'aspetto lì, l'oltraggio. Sì, alla fine non scappa come invece No, riesce a non solo fare non lui. scappa, ma brucia il pianoforte. Certo, dopo averlo suonato. Dopo averlo amato, dopo Certo. averlo. Abbiamo visto Napoli durante il festival, già anche con Sorrentino, con Martone, l'abbiamo vista nel Bambino Nascosto. Che cos'è per lei Napoli? A differenza di Mario e di Paolo, io sono un ospite a Napoli perché Sì. dirigo il teatro di Napoli ed è una città che ho sempre frequentato per lavoro, che amo moltissimo. È una patria possibile per me, cioè è una città che ho anche scritto, se potessi rinascere, nascerei a Napoli. Però, da un certo punto di vista, questa estraneità, cioè io non ho un vissuto a Napoli come ce l'ho a Palermo, mi ha consentito di immaginarmi una Napoli diversa da quella che vedo sempre al cinema, cioè una città solare, una città spudorata, estroversa. A me mi è piaciuto immaginare una città introversa, misteriosa, anche, diciamo, malinconica.